Ciao ragazzi, benvenuti su Canale PG Passione Games, video velocissimo, con un sottofondo musicale un po', diciamo, inquietante. Lo alziamo un pochino perché così, non so se lo sentite, comunque poi vedremo. Allora, questo è un video che l'ho posto per aggiornarvi un attimino, per chi segue il canale, per aggiornare un pochino chi segue il canale. Per chi segue il canale conosce il palinsesto che durante la settimana prevede un video al giorno. E il martedì, il lunedì prevede UFC con un episodio di UFC per il momento, 3, 4, avete visto ci sono. Abbiamo alternato l'episodio 3 dall'episodio 4 e poi la settimana che verrà dedicata a PES e poi il martedì un episodio di FIFA, il mercoledì un episodio di, se non sbaglio, mercoledì o giovedì, non me ne ricordo, dicevo sempre il taccuino che non ho ora a disposizione. Comunque, diciamo, avevamo dato priorità a alcune serie a scapito di altre, riducendo di un video al giorno il palinsesto del canale. Bene, per impegni lavorativi, il sottoscritto dalla prossima settimana non potrà più seguire quel palinsesto. Questo non vuol dire che non verranno più postati video, diciamo, inerenti le varie serie che abbiamo aperto, però ci sarà sostanzialmente un cambio. Rimarranno, diciamo, le serie, quelle relative a PES, questo sicuramente. Il lunedì di PES e il giovedì di PES rimarranno nel palinsesto, quindi il lunedì e il giovedì appuntamento fisso. Poi con PES noi incominceremo una master. Io sto mettendo a posto alcuni nominativi, non si può vedere Lombardia nerazzurra e Milano rossonera, non si possa vedere, così come non si può vedere i nomi, diciamo, stragiati di Real Madrid, Atletico Madrid e anche di altre squadre. Quindi le sto mettendo a posto e incomincerò a fare la master, e quindi anche la master sarà appunto nel palinsesto. Però non ci saranno giorni dedicati. Quindi, ragazzi, io mi dispiace perché gli impegni lavorativi sono tali che non mi permettono più di costruire un video come piace a me. Il video non può essere preso e messo lì senza essere visto e magari ritoccato nel montaggio. Per far questo ci vuole tempo e purtroppo non riesco più a. Allora preferisco fare meno video, magari un pochino migliori della qualità e anche dell'impostazione. Non mancheranno ovviamente video in cui integralmente presenterò tutto quello che succede, caricamenti, magari anche qualche passaggio di qualche commento esterno, il cane abbaia. Questi rimarranno perché sono elementi caratterizzanti del canale PG Passione Games. Però ecco, magari qualche montaggio particolare, qualche zoom, ecco, questi ci vuole tempo. E quindi il tempo, purtroppo, meno male che insomma di questi tempi il lavoro bisogna avercelo e tenerselo, e non mi consente di fare una cosa di questo tipo. Quindi, da lunedì sostanzialmente, lunedì ci sarà comunque, perché come sapete io spesso e volentieri registro gli episodi e li programmo. Quindi lunedì comunque ci sarà il gioco che era previsto, no? Quindi lunedì rimarrà una puntata di FSC e ovviamente ci sarà il lunedì di PES. Però lunedì di PES, che vi dirò di già, sarà in serata, quindi la mattina non sarà. Quindi in mattinata non ci sarà un episodio di lunedì di PES, ma ci sarà la serata. Comunque va bene, uguale, giro, vedremo cosa succederà, quali sono i match day e tutto quello che consegue. E durante la settimana ovviamente voi cliccate sulla campanellina e sarete avvisati di quello che sarà il video che verrà. Ci saranno alcuni giochi che ci saranno delle new entry, alcuni giochi che entreranno in campo e che appunto con voi seguirò. Quindi altri invece momentaneamente verranno un pochino accostati. Ci saranno le dirette, ragazzi, dirette su il canale Twitch, sul canale direttamente sul canale PG che è su YouTube, la pagina Facebook che verrà implementata comunque. Quindi queste cose non verranno lasciate, diciamo, in disparte, ma ovviamente i video verranno un pochino scintillinati.
parti. Quindi può anche essere che un giorno non ci sia neanche un video, come può anche essere che in un giorno ce ne sia due, tre video. Questo è un po' quello. Mi adeguo un pochino anche a quello che è il trend dei vari altri canali, modesti ovviamente, non guardo i canali, dove sostanzialmente sì, garantiscono almeno un video, due video al giorno, spesso e volentieri sempre uguali, cioè sempre il solito tema, perché appunto trend è ovviamente, tu fai un video su PES o su FIFA, ovviamente ha più visibilità, fai un video sul il gioco ultimo che ho postato, che è bello ma c'ha meno seguito, però ovviamente ognuno fa le scelte che vuole. Un video su Gear 5 può avere meno visualizzazioni di un video di PES 2021, un video su Made of Scare, che appunto è la serie, ragazzi, che vi consiglio di incominciare a seguire sul canale. Per ora appunto ho fatto un video, ne farò domani un altro, e quindi le posterò un po', perché è molto interessante, però ovviamente ha meno seguito. Quindi detto questo, dalla settimana prossima, ripeto, parte lunedì, che rimarrà comunque confermata l'episodio che era previsto nel vecchio palinsesto, faremo un pochino a spot e daremo anche precedenza al tempo, ovviamente, a quelle che sono le dirette. Ovviamente le dirette verranno comunque registrate e poi postate sul canale. Quindi se faccio una diretta su Twitch, ad esempio, che non ho molto, come posso dire, non l'ho molto preso, di solito le dirette le faccio sulla pagina Facebook, mi sembra fino ad ora ho fatto una diretta, due dirette sulla pagina Facebook e una diretta su Twitch, ma che non è andata poi così tanto benissimo, c'erano dei problemi logistici, arrivavano messaggi bruttissimi, ma non di voi, ma all'epoca avevo un altro tipo di computer, quindi non lo so se appunto lo farò su Twitch. Sarete comunque avvisati, questo è logico, per chi è interessato poi. Però tutte le dirette verranno comunque registrate e poi postate sul canale. Quindi magari facendo dei tagli, se ci sono necessità di taglio. Per esempio alcune dirette, quelle del tennis, l'ultimo che ho fatto, se non sbaglio, del tennis, Tennis World Tour 1, che appunto ho ripreso sul canale Twitch, ho rimontato il video e poi l'ho postato sul canale all'orario che era previsto nel palinsesto, ma ci è voluto parecchio tempo. Ecco, quindi ripeto, la settimana prossima il canale avrà un ulteriore cambio di palinsesto, che non prevederà nei giorni addetti una serie di video, cioè delle puntate specifiche, ma comunque alcune serie rimarranno in essere, altre verranno sostituite. Gear 5 avrà una piccola pausa, in maniera quasi definitiva verrà sospesa la serie su Metro 2033, in maniera quasi definitiva verrà sospesa la serie sul tennis, quindi questi sono due. Verrà ripreso anche qualche partita sul tennis, sul pallacanestro, quindi il basket entrerà di nuovo in circolo nel canale, quindi rientrerà, e poi qualche altro gioco di sparatutto, quindi faremo delle dirette Facebook molto probabilmente per quanto riguarda il Warzone, dipende un attimino come si parla, e appunto queste saranno poi dirette, registrate e postate sul canale, quindi chi non può andare in diretta, può vedere la diretta, può poi avere la possibilità di rivederlo sul canale. Questo è un pochino cosa importante, Made of Scare entra prepotentemente all'interno del canale con una sua serie dedicata. Vediamo di quanto può durare. È un gioco che è molto ambiguo, però ambiguo nel senso, la musichina che sentite è di Made of Shell. Ambiguo nel senso che è un thriller dove praticamente fino ad ora, poi magari sarò poi sobbarcato di commenti negativi da parte delle persone che magari conoscono il gioco, io non lo conoscevo. È un gioco in solitaria, quindi per ora solo io, la natura e tutto quello che è contorno alla natura. A me piace, poi magari dopo sarà un po' noioso perché per lo abbandoneremo, lo tampineremo, però per il momento entra in maniera prepotente sul canale, e può darsi che faremo anche una diretta su Made of Shell. Vediamo un attimo.
ragazzi, 10 minuti di video per dirvi sostanzialmente che cambia un po' le cose. E Road to 500 al 31-12, questo è l'obiettivo, questo è il, anche sarà anche il titolo di questo video, ovvero praticamente, ragazzi, aiutate il canale ad avere almeno 500 iscritti al 31-12. L'obiettivo è questo, prima era 1000, ma non mi sembrava improponibile, perché siamo fermi al palo a 239 iscritti. A proposito, perché quei due si sono cancellati? Forse qualcosa che non gli andava, forse è legato a qualcosa, è legato a qualcosa relativo ai gruppi Facebook. Come sapete, i gruppi Facebook, il canale è legato, è amministratore di 3 gruppi Facebook, tutti inerenti al gioco PES. Il primo è quello PES per Play normali, che è appunto stato ideato a fine maggio, dal canale, che ha avuto un boom di seguito, perché siamo più di 300 iscritti, siamo quasi 400 iscritti, e questo sono molto contento. Poi, contestualmente, conoscendo a destra e a sinistra, siamo stati, fra virgolette, nominati amministratori di altri 2 gruppi, e poi, visto che la fame viene mangiando, abbiamo ideato altri 2 gruppi, però inerenti a altri 2 giochi, un gioco relativo all'hockey sul ghiaccio, al NHL, con il quale abbiamo fatto qualche partitella sul 20, il 21 no, e poi il FIFA Spam, perché non esisteva un FIFA Spam Italia, cioè spam nel senso tutti i video che possono essere caricati che parlano di FIFA possono essere, diciamo, inseriti nel gruppo di Facebook. Non esisteva una cosa del genere, qualche iscritto c'è, una decina, non tantissimo, anche perché non lo pubblicizzo tantissimo. Fatto sta che ovviamente gestire anche questi gruppi di Facebook non è porta via del tempo, e ultimamente c'è stato qualche problemino, soprattutto su PES per Play normale, al quale su contestazione di qualcuno ho dovuto oscurare i commenti e soprattutto i video di qualche persona che postava video non volgari, ma che non c'entravano nulla con il gioco, e da lì poi qualche perdita di iscritti sia nel gruppo che nel canale. Forse sarà stato questo. Ragazzi, se vi siete cancellati, ritornate sui vostri passi, anzi date consiglio a qualcuno per potervi riscrivere. Ora, io direi, oggi è sabato, domani non si va a scuola. Questa era una frase di una canzone di, se non sbaglio, di Pino Daniele, o Scarrafone, mi sembra, una cosa del genere. E quindi, ragazzi, visto che domani siete in festa, date un'occhiata al canale, magari girate sui vari video, sono quasi più di 200, mi sembra, i video sono tantissimi. Poi faremo, quando arriveremo a 500, faremo un video celebrativo dei 500, come abbiamo fatto i primi. Se andate a vedere i primi video, c'è un video celebrativo, mi sembra 50 al 50esimo video pubblicato, al 500esimo video pubblicato faremo appunto una come posso dire, non una festa, ma un video celebrativo, no? Buon 500, chiameremo così. Quindi, ragazzi, domani è domenica, festa, vedete un attimo qualche video del canale, mettete qualche like e, ripeto, Road to 500 iscritti al 31-12. Ciao!